La Federazione Russa ha demolito l'architettura di sicurezza che ha garantito pace e stabilità al continente europeo per lunghi decenni, sin dagli accordi di Helsinki della metà degli anni 70, e ha lanciato una nuova angosciosa corsa agli armamenti. Si tratta di un comportamento tanto più grave in quanto posto in essere da uno dei paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità internazionale, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza. Avvertiamo tutti che da tante parti del mondo proviene un grido di sofferenza, di richiesta di serenità di vita, di progresso, di giustizia, di pace. L'Italia, paese fondatore dell'Unione Europea, convinta partecipe del rapporto transatlantico, dell'amicizia e dell'alleanza in cui questo si esprime, continuerà a impegnarsi anche nella qualità di Presidente di turno del gruppo dei sette, per la tutela sempre, ovunque, per tutti, dei diritti fondamentali della persona, per la pace e il dialogo tra i popoli e gli stati, per la giustizia e la solidarietà internazionale, per la lotta alla fame, alle malattie, al sottosviluppo, per la difesa dell'ambiente. È con pieno affidamento al valore di queste direttrici, sulla base dei principi della nostra Costituzione, che celebriamo il 2 di giugno, guardando al futuro con fiducia e speranza.